pomeriggio a tutte e a tutti. Direi che possiamo iniziare con questo seminario che inaugura una nuova serie di Theseus, che abbiamo chiamato Theseus Policy, cioè sono incontri, come leggete, su temi salienti di politica tecnologica, economica, culturale e sociale in Italia e in Europa, promossi dal Centro Studi Theseus, che si affiancano alla serie ormai consolidata di Theseus Colloquia. E così vi segnalo che questo è il primo di un ciclo di Theseus Policy che saranno dedicati in senso generale al tema del PNRR e che vedranno altri appunto Theseus Policy dall'autunno in avanti, ma il prossimo Theseus Policy sarà venerdì 9 alle ore 12:30 in sala Emma Strada e sarà dedicato alla riforma del reddito di cittadinanza con policy makers politici, i tecnici che hanno lavorato alla corrente riforma e un panel diciamo di esperti di politiche del welfare e del lavoro, quindi mi auguro come dire che questo possa incontrare l'interesse della comunità politecnica e quindi questa settimana partiamo con due seminari di questa nuova serie di Theseus Policy, laddove la settimana prossima riprenderemo con il penultimo seminario di penultimo Theseus Colloquium prima della pausa estiva, il giorno 15 con Tommaso Venturini e la settimana successiva, l'ultimo, con De Chere il giorno 21. Però siamo qui per ascoltare Andrea Ricci dell'Istituto Nazionale per Analisi delle Politiche Pubbliche INAP, inaugurare, diciamo, e mi fa molto piacere, inaugurare questo ciclo con un seminario su appalti locali, imprese e lavoro, il ruolo degli investimenti pubblici locali nell'attuazione del PNRR, quindi evidenze, diciamo, che possono essere potrebbero essere utilizzate per una migliore attuazione del PNRR, cosa di cui certamente c'è bisogno. È un grande piacere per me ospitare Andrea Ricci. Andrea Ricci è dirigente di ricerca, che è l'equivalente di professore ordinario, a questo ente pubblico di ricerca vigilato dal Ministero del Lavoro, che si occupa di politiche sociali del lavoro economiche, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Andrea è un esperto di economia e econometria applicata e coordina una struttura di ricerca importante, che è la struttura di ricerca imprese e lavoro. Presso questa struttura di ricerca è incardinata una banca dati fondamentale per il nostro paese, che è RIL, la rilevazione imprese e lavoro, che è la banca dati sulle imprese più estesa d'Italia, più estesa di quella banca d'Italia. I suoi principali interessi di studio riguardano l'economia del lavoro, delle imprese, l'organizzazione industriale e l'analisi e la valutazione empirica delle politiche pubbliche, che dovrebbe essere, diciamo, il core business dell'INAP. Su questo tema Andrea Ricci ha prima avviato, diciamo, un progetto strategico proprio sulla valutazione delle politiche pubbliche, che poi è diventato effettivamente una vera e propria struttura. È anche un economista, diciamo, accademico molto solido, anche se non vuole, diciamo, renderlo noto, ma guardando il suo curriculum si vede, come dire, appunto la solidità, ecco, degli studi accademici. Il tema di oggi è di grande rilevanza e Andrea Ricci ci mostrerà appunto evidenze che vengono
dalla potenza di fuoco dell'incrocio tra varie banche dati, quindi non solo RIL evidentemente, ma altre banche dati che ci verranno mostrate nel corso del seminario, evidenze che vengono offerte al policy maker per prendere decisioni migliori, che è quello che dovrebbe accadere, anche se notoriamente tu puoi condurre il cavallo all'acqua, ma non lo puoi costringere a bere. Andrea, la parola è tua. Allora, innanzitutto grazie per l'invito al Politecnico in generale e al professor Sacchi in particolare, e grazie anche per la presentazione. Dalla presentazione rimarrete delusi, perché vi racconterò cose che forse sono meno roboanti di come l'ha introdotta Stefano, e tuttavia pongono una prospettiva di politica economica, e il senso di questa presentazione è non solo far raccontare i dati, ma prendere un'ipotesi, testarla e raccontarci se sulla base dei dati attraverso cui testiamo l'ipotesi abbiamo uno spazio di politica economica che sia complementare o alternativa a quella seguita finora. E, ultima premessa, all'esito di questa ricerca, come di tante altre che stiamo conducendo nella struttura Imprese e Lavoro, è diciamo così, un prodotto collettivo. E, quello che è accaduto in questi anni è stato avviato anche grazie all'opera, non per ricambiare, ma di Stefano Sacchi quando era presidente, e dei collaboratori dell'INAP, qui c'è Michelangelo Filippi e Roberto Quaranta, insomma contributi preziosissimi, no? Siamo riusciti nel tempo, ciascuno per la propria parte, a costruire, diciamo così, un ordito empirico di natura che guarda le imprese, guarda i lavoratori, guarda le istituzioni da diversi punti di vista, sia da un punto di vista soprattutto micro e in parte anche da un punto di vista meso. E, finite le doverose premesse, e, il titolo delle slide racconta in sostanza quello che vi proporrò, insomma, nell'analisi che segue. Allora, appalti locali, imprese e lavoro, che ruolo hanno gli investimenti pubblici finanziati a livello locale per l'attuazione del PNRR? Perché la prospettiva degli investimenti pubblici locali? Perché una parte rilevante di alcune missioni del PNRR sono demandate a progetti che saranno, come dire, attuati e programmati a livello decentralizzato. L'outline della presentazione si articola in quattro parti. Raccontiamo molto in sintesi le fonti statistiche informative che utilizziamo e in quale prospettiva si declinano nelle varie missioni del PNRR. E andiamo a vedere, questo è il core della presentazione, se c'è e in che misura si differenzia l'efficacia delle politiche di incentivazione fiscali per l'occupazione, ma anche per le imprese, per gli investimenti delle imprese, dalle politiche, diciamo, strutturali, quelle che latentemente sono sotto i progetti del PNRR, e nello specifico quei progetti che vengono, diciamo così, gestiti, programmati e allocati a livello locale, e che impatto questi hanno sui vari, sulle varie misure di crescita economica, possiamo dire, la produttività del lavoro e i salari dei lavoratori. E chiuderemo con una prospettiva di policy che segue, diciamo così, una declinazione del terzo argomento, cioè appalti, finanziamenti di investimenti pubblici, come si parla col PNRR nella specifica accezione della transizione energetica ed ecologica del mercato del lavoro. Andremo a provare a dare una piccola parziale
e risposta alla big issue di questi tempi, cioè se la transizione energetica ed ecologica distrugge più posti di lavoro di quanti ne crea, e in questo caso che tipo di occupazione va a creare o va a distruggere. Allora, non entro nel dettaglio delle caratteristiche delle nostre attività di ricerca, invece le fonti informative che utilizziamo in questa presentazione, proprio in generale nell'attività della struttura dentro l'INAP, sono l'indagine campionaria sulla rilevazione impresa e lavoro, che in maniera ripetuta a livelli di 3 anni per volta raccoglie informazioni su 30.000 società di capitali e società di persone rappresentative di tutto il sistema produttivo extra-agricolo in Italia. Poi usiamo i dati campionari sulle professioni condotte da INAP insieme congiuntamente all'Istat, e il contenuto del sistema informativo dell'Atlante Lavoro, che ci permette di integrare come dire, le informazioni sulle professioni fino al quinto digit con le caratteristiche delle competenze e dei processi produttivi che esse chiamano in causa. Poi diciamo così, queste rilevazioni campionarie da una parte e sistemi diciamo così informativi dall'altra, nel caso dell'Atlante Lavoro, viene di volta in volta integrato quando vogliamo andare a fare analisi sulle transizioni occupazionali con il sistema delle comunicazioni obbligatorie, oppure se vogliamo andare a fare analisi sui salari con l'archivio degli estratti conto dei lavoratori dipendenti di fonte INPS, ovvero quando vogliamo andare a fare analisi sulla produttività e sui balance sheet data, insomma prendiamo dati che vengono dall'archivio di Orbis, ex AIDA. Un ordito che comprende tutte queste informazioni è l'integrazione che noi di volta in volta inseriamo in questo sistema, che potremmo definire di employer-employee, delle informazioni che riceviamo dalle varie archivi o indagini dell'Istat, prima tra tutti la rilevazione continua delle forze lavoro. Posto questo, diciamo, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come sappiamo tutti, si compone di diverse missioni: la digitalizzazione, innovazione e competitività, rivoluzione verde e transizione ecologica, infrastrutture e mobilità sostenibili, istruzione e ricerca, inclusione e coesione e salute. Ho evidenziato in blu-azzurro, le parti che più avranno a che fare con questa presentazione. Allora, partiamo dalla parte destruenza, se possiamo dire. Allora, negli ultimi 10 anni, forse 15, 15 se parliamo delle politiche per l'occupazione, 10 anni se parliamo delle politiche per le imprese, diciamo, l'impostazione di politica economica è stata declinata soprattutto attraverso schemi di incentivazioni fiscali o di decontribuzione. Allora, quando parliamo di decontribuzione per le assunzioni, tipicamente facciamo riferimento al programma Garanzia Giovani, Incentivo Occupazione Sud, esonero contributivo del sistema duale, contratti di apprendistato, incentivi per l'assunzione delle donne e via dicendo. Gli incentivi per gli investimenti hanno avuto, diciamo così, un passo sostanziale dal cosiddetto piano Calenda. Dopo il 2014-2015 abbiamo iniziato col superammortamento, l'iperammortamento, Nuova Sabatini, credito d'imposta R&D, patent box, startup e altro. Sono stati recentissimamente rifinanziati, però quello che io vorrei adesso andare
enunciare è il presupposto dell'analisi seguente. Allora, se questi incentivi sia dal lato del lavoro o dal lato delle imprese siano stati realmente efficaci. Ora, senza andare a prendere sofisticate impostazioni e strategie di microeconometria di policy evaluation, allora, in questo caso facciamo vedere anche semplici statistiche descrittive dedotte dai dati della rilevazione sulle imprese e il lavoro del 2018, che poi tra un mese presenteremo anche quella del 2022 e sostanzialmente il quadro non cambierà. E lì in questa indagine c'è una sezione in cui si chiede se le imprese hanno assunto, se hanno assunto attraverso incentivi, quali tipi di incentivi hanno utilizzato per assumere e quanto questi incentivi siano stati realmente efficaci, ovvero se avrebbero assunto anche in assenza di questo incentivo. Ora, netting out un potenziale cognitive bias, consideriamo che la RIL comunque è un'indagine del SISTAN, quindi è condotta con tutte le procedure richieste dalla statistica ufficiale, quindi se c'è cognitive bias lì c'è in qualsiasi altra indagine di cui possiamo come dire, analizzare i numeri. Ora, nel 2017, diciamo così, alla vigilia a cavallo di garanzia giovani, il 39% delle imprese ha assunto almeno un dipendente, l'8% di questi avevano utilizzato qualche forma di incentivo fiscale per le assunzioni. Gli incentivi più utilizzati sono stati il contratto di apprendistato, garanzia giovani, diciamo così, il 31% tra il sottogruppo di imprese che avevano assunto con incentivo, riguardava in particolare l'apprendistato, il 23% garanzia giovani, il bonus occupazione sud il 19% e così a declinare. E ora, qual è stata l'efficacia di questi tipi di incentivi? Allora, nel complesso, non entriamo nel dettaglio, poi abbiamo anche valutazioni molto più rigorose, per esempio su garanzia giovane e apprendistato, in cui integriamo informazioni del controfattuale campionario con metodi un po' più, come dire, articolati di policy evaluation. Comunque, tra le aziende che avevano assunto utilizzando un incentivo, il 41% dichiarava che in assenza di questo vantaggio fiscale non avrebbe assunto. Il complemento di questo è un'informazione che è abbastanza inquietante da un punto di vista della finanza pubblica, cioè il 59% delle imprese hanno preso incentivi fiscali per scelte che avrebbero comunque effettuato. Questa è una parte che si specchia in maniera quasi meccanica con la parte sugli incentivi per le imprese, in questo caso era il superammortamento fatta da padrone, ma anche la nuova Sabatini. Sempre nel 2017 il 40% delle imprese che ha effettuato investimenti, il 10% di queste aveva usato uno schema di incentivazione fiscale per effettuare quell'investimento, quindi un po' più, diciamo così, diffuso e utilizzato sono gli incentivi per le imprese rispetto a quelli per assumere. Allora, tra le aziende che avevano investito con un incentivo, il superammortamento, come avevo anticipato, è quello che di gran lunga aveva una copertura maggiore, fino al 64%, e d'altra parte erano lump sum credits sostanzialmente. La nuova Sabatini aveva delle piccole condizionalità, comunque sia, non vorrei entrare nel dettaglio. Quello che mi sembra rilevante è che anche in questo caso il 38% delle imprese che aveva investito dichiarava che questa scelta era stata resa possibile solo grazie alla disponibilità di un favore fiscale. Il complemento, il 61%, praticamente ci racconta che sono state date risorse per investire ad aziende che comunque avrebbero ampliato la propria capacità produttiva in termini materiali e immateriali. E su questo però bisogna diciamo così fare un piccolo incipit di onestà. Noi abbiamo
interloquito con il Ministero delle Attività Produttive. E nel senso, la logica, ci hanno raccontato che la logica di dare queste incentivazioni, diciamo, senza condizionalità rispondeva alla constatazione di un tessuto produttivo abbastanza mediamente arretrato da un punto di vista tecnologico. Volevamo dare una spinta generale e creare una sorta di rete dentro il quale magari le start potevano accelerare e chi non investiva precedentemente poteva essere stimolato a farlo. Non c'era una strategia selettiva con una ratio, era ovvero una ratio voluta la non selettività. Adesso sono state introdotte più selettività, andremo a vedere se il prossimo anno saremo vivi entrambi, se questa incentivazione avrà fatto, sarà stata maggiormente efficace. Allora, quindi prego. Certo, sì. Ovviamente magari non è la scelta tra investire o no. Non ti chiedo scusa, da posto senza microfono non si sente, stiamo registrando. Quindi se magari le domande possiamo... Grazie. Allora, questo, diciamo così, è la prima parte delle slide che non raccontano sostanzialmente niente di nuovo. Qui abbiamo già, diciamo così, diffuso gli studi e le ricerche e pubblicazioni sugli esiti di questo tipo di politiche. La parte nuova è, diciamo così, se una diversa impostazione di politica, di politiche pubbliche per gli investimenti può risultare più efficace per, date le caratteristiche strutturali del nostro sistema imprenditoriale. E diciamo così, l'occasione ci è stata data dal PNRR, perché l'impostazione principale del PNRR è innanzitutto de facto selettiva, nel senso le missioni sono per loro selettive, nel senso la digitalizzazione, la transizione energetica, l'inclusione sociale, la qualità dell'occupazione, sebbene siano, diciamo, un racconto di un documento, comunque riflettono un'impostazione di politica economica ben chiara. E anche lo strumento che si è pensato per agevolare questa impostazione di politica economica è uno strumento di investimento pubblico sostanzialmente, anche se delegato, perché una gran parte, la parte maggioritaria di alcune emissioni di questi progetti sono declinati a livello locale, soprattutto per quanto riguarda il cambiamento energetico, i comuni, i territori, nello specifico per il riassetto idrogeologico del territorio, per l'infrastrutturazione elettrica e via dicendo, hanno il core business della gestione sia dei finanziamenti che della progettualità. Quindi che abbiamo fatto per capire ex ante se e in che misura questa impostazione, queste risorse potevano essere indirizzate in maniera efficace o no, abbiamo preso i dati che vi abbiamo raccontato all'inizio, la RIL, la rilevazione continua sulle forze lavoro, poi in questa presentazione non c'è, ma il sistema delle comunicazioni obbligatorie e via dicendo, per andare a vedere se e in che misura gli investimenti pubblici locali potevano stimolare o meno un cambiamento di crescita, un cambiamento di salario, un cambiamento occupazionale, un cambiamento delle capacità e della propensione a investire. E rispetto all'insieme di quei sistemi informativi mancava un tassello fondamentale. Il tassello fondamentale è dove andavamo a prendere i dati sugli investimenti pubblici locali, e questo è avvenuto andando nel sito dell'ANAC. Questa è una fonte informativa pubblica, e grazie
un dottorato di cui ho seguito la tesi di Trento, Marco a Oliero si è messo lì per un anno, si è scaricato l'universo di tutti gli appalti pubblici finanziati a livello comunale, a livello regionale, a livello provinciale e a livello nazionale. Un lavoro incredibile a cui va delegato il merito solo a Marco. Quindi una volta che abbiamo raccolto tutti questi, l'universo dei contratti finanziati, abbiamo introdotto una soglia minima di 40.000 euro per motivi che magari dopo spiegherò, e attraverso i codici fiscali abbiamo integrati alle imprese campionate dell'indagine RIL, alle imprese dell'archivio Orbis, all'atlante statistico dei comuni per il periodo che andava dal 2010 al 2018. La finalità quale era? Andare a vedere se e in che misura gli appalti finanziati a livello comunale versus appalti finanziati da altri o a livello centrale o a livello regionale avevano un impatto sulla produttività del lavoro o su, prego? Ah, sulla produttività del lavoro e sui costi medi del lavoro, cioè sui salari medi pagati dalle imprese. E, siamo andati a vedere l'altro pezzo fondamentale, come dire, di tutto quello che sta intorno al PNRR, cioè l'elemento culturale del sistema imprenditoriale italiano, ovvero se e in che misura le caratteristiche di corporate governance delle imprese condizionavano la relazione tra appalti locali e produttività, capacità di crescita, pagamento dei salari e in prospettiva occupazione. E, in questo senso siamo andati isolati attraverso a isolare attraverso l'informazione di RIL l'elemento che, a nostra esperienza, più caratterizza le scelte strategiche delle imprese italiane, in media ovviamente, che è il management dinastico, ovvero le persone che decidono le opzioni competitive delle imprese non in quanto selezionate sul mercato delle competenze, ma in quanto espressione diretta della famiglia proprietaria, perché una caratteristica unica del nostro sistema insieme produttivo, insieme alla Grecia e in parte alla Spagna, non è l'impresa familiare, che è comune oltre il 90% in tutti i tessuti produttivi dei paesi europei, ma il management dinastico, cioè perché anche se tu hai un'impresa familiare negli altri paesi, il management è a percentuali molto inferiori rispetto a noi, espressione della famiglia proprietaria. Da noi è sostanzialmente famiglia proprietaria, mappa perfettamente il management dinastico. E apro e chiudo perché l'idea era, senza scomodare Acemoglu e questi qui, se trattandosi di appalti locali, chi sta dentro l'impresa, gestisce, è figlio di imprenditore, conosce il sistema, come funziona, magari conosce qualche dirigente del comune, può interagire in maniera informale e quindi come dire, introdurre delle rendite di posizione che a livello locale sono più evidenti, sugli appalti nazionali sono più difficili da vedere. Anticipiamo i risultati. Gli appalti municipali, cioè il valore, poi entrerò più nel dettaglio. Il valore medio in euro dei progetti aggiudicati per abitante incide positivamente sulla produttività del lavoro, definita come il valore aggiunto per dipendente, e incide positivamente sui salari medi pagati dalle imprese. D'altra parte, quando il finanziamento e l'aggiudicazione dell'appalto pubblico è interagito con la presenza di un management dinastico, questa relazione positiva della produttività, come per incantamento,
si risolve nel suo contrario, cioè diventa negativa, ovvero, senza anticipare delle interpretazioni che vorrei, se possibile, mettere a dibattito, il management dinastico, quanti minuti ho? 15-20. Allora, il management dinastico probabilmente gestisce, cioè, come dire, l'appalto pubblico in maniera non competitiva e quindi c'è poco spazio, diciamo così, per la crescita dell'efficienza produttiva, ma più per la difesa di rendite di posizione. Poi ci sono tante eterogeneità in funzione delle tipologie di appalto, perché gli appalti per i servizi sono diversi dagli appalti per le forniture, e gli appalti per le forniture sono diversi da quella per i lavori. C'è un'eterogeneità fondamentale per macro regione e per dimensione di impresa. Qui, diciamo, questo era un discorso generale. Qui iniziamo a vedere quello, cioè, come dire, la prospettiva dentro il quale è stato declinato il PNRR, nella misura in cui si basa su, o delega molto a livello decentralizzato. Allora, dal 2010 in poi qui abbiamo messo una serie storia del valore in logaritmi, poi dopo facciamo i valori assoluti che danno un'idea, il valore in logaritmo del espressi in euro degli appalti aggiudicati per abitante. Quindi quello, l'azzurro, diciamo così, è il valore degli appalti per abitante finanziato a livello municipale. E quello granata, diciamo così, sei contento, è il valore, il logaritmo del valore in euro per abitanti degli appalti finanziati dalle regioni, dalle province o a livello centrale. Poi definiamo tre tipologie di appalti diversi per lavori, per servizi e per forniture. E infine l'ultima variabile a destra è una variabile dal nostro punto di vista determinante, è la spesa in conto capitale dei comuni, perché è diciamo così, l'argomento principale attraverso cui il bilancio comunale trasferisce con un lag di 1 o 2 anni di tempo le risorse da mettere in appalto e da aggiudicare. Allora, noi vediamo sostanzialmente che dal 2010 al 2015 nel complesso il valore pro capite, chiamiamo, degli appalti finanziati a livello municipale è aumentato, ma è aumentato semplicemente perché il 2010, insomma, iniziava a stringere il vincolo di bilancio interno di consolidamento, e quindi si partiva da un livello molto basso. Al netto di questi, sostanzialmente c'è una dinamica stazionaria. E per gli appalti, gli investimenti pubblici finanziati da altre fonti, stessa come dire, dinamica, diciamo così, c'è una certa stabilità con fenomeni ciclici dovuti ai vincoli di finanza pubblica centrale e poi locale. Abbiamo un leggero incremento degli appalti per lavori, però qual è un punto? Che il valore, l'ammontare degli appalti pubblici per lavori è una frazione dell'ammontare degli appalti pubblici locali, perché la parte maggiore degli appalti pubblici è per locali, è per servizi e è per forniture. La cosa in questo quadro che risalta di più, in questo quadro sostanzialmente vagamente stazionario, è che progressivamente diminuiscono le risorse proprie dei comuni per finanziare investimenti pubblici locali. Diminuiscono, e poi arrivo al dunque, perché progressivamente, oltre a questioni di finanza pubblica, diminuisce la capacità di seguire il processo di messa a bando
e di gara da parte dei comuni, perché una parte rilevante, non in questo studio, delle persone che scrivono i contratti di appalto nel frattempo andavano in pensione. E quindi, diciamo così, nel tempo, da un punto di vista di bad dependency, noi abbiamo che le capacità del comune finanziarie e di competenze di mettere a bando gli investimenti pubblici è progressivamente erosa. E quello che vediamo in queste serie storiche è solo una, diciamo così, la dinamica degli appalti, sia per tipologia che in assoluto, è backward looking rispetto alla dinamica delle spese in conto capitale. La dinamica delle spese in conto capitale avrà un effetto seguente sugli investimenti pubblici locali nel prossimo futuro, ovvero adesso con il PNRR. Ecco qui, se, dal mio punto di vista, la cosa che è più preoccupante, che riguarda la messa in campo del PNRR. Noi abbiamo fatto la distribuzione, una mappa della distribuzione del valore degli appalti pubblici locali nel 2010 e nel 2019. Vedete che in questo lasso di tempo il Sud diventa sostanzialmente bianco, ovvero nella misura in cui più le zone sono colorate e più il valore è elevato, noi notiamo che in questo periodo di tempo, fino alla vigilia della pandemia e quindi all'introduzione della Next Generation EU, la capacità di spesa e gli appalti erogati nelle regioni del sud sostanzialmente svanisce. Abbiamo fatto una cosa, cioè, come dire, un esercizio analogo per gli appalti, per servizi e per lavori, ma insomma il senso riflette quello per gli appalti totali. Ora, qualche numero, diciamo così, più concreto per dare il senso, diciamo così, di questo quadro d'insieme. Allora, l'evoluzione del valore medio degli appalti locali per abitanti. Per l'economia italiana in generale, dal 2010 al 2019 si passa da 156 euro a 170, nel 2010, 175 nel 2014 e 197 nel 2019. Vedete come si distribuiscono i valori per le diverse tipologie, sostanzialmente riflettono gli andamenti generali. L'altra parte invece che, su cui vorrei porre l'attenzione di nuovo è la ripartizione del valore medio degli appalti nell'insieme di questi anni per macroregione. Noi abbiamo che nelle regioni del centro-nord sono 184 euro per abitante, nel nord-ovest, nel nord-est è più alta, a 216 euro, nel centro 159 euro, nel sud 151 euro. Quindi la tipologia di appalti riflette sostanzialmente l'eterogeneità del territorio. Ora, questa è una tabella che racconta le variabili micro che abbiamo usato come outcome per misurare l'impatto degli appalti locali sulla performance e la competitività dell'impresa. Abbiamo raccolto il logaritmo del valore aggiunto per addetto, i costi medi del lavoro. Noi vediamo che in questo periodo, come sapete tutti, diciamo così, l'andamento è stato sostanzialmente stazionario, una debolissima crescita dovuta però al fatto che queste sono imprese che da Rilla sono integrate con Orbis e quindi sono società di capitali. Praticamente, sebbene siano rappresentative delle società di capitali, le società di capitali non sono rappresentative del resto del tessuto produttivo italiano. Comunque sia, la produttività del lavoro è sostanzialmente stazionaria, i costi medi del lavoro, non i salari, sono sostanzialmente stazionari, l'innovazione di processo è sostanzialmente stazionaria, il 22% delle imprese fa
almeno un'innovazione di processo nei 2 o 3 anni precedenti le SARVI. L'innovazione di prodotto ha un andamento ciclico un po' più un po' meno evidente, nel senso che sembra diminuire nel tempo. E vedete qui l'incidenza relativa del management dinastico, arriviamo al 90% delle imprese. Ovviamente qui stiamo parlando di tutte le imprese con almeno un dipendente. Naturalmente, se andiamo con le imprese con oltre 250 dipendenti, il management dinastico è al 45%. Il restante è un management non dinastico, professionale. Però a noi ci interessa, come visione di policy maker, la media, perché quando fai politica economica devi ragionare in media, non puoi ragionare nei limiti del possibile con mille specificità. E qui vedete, diciamo così, un breve excursus sull'econometria. Qui abbiamo stimato una funzione di produzione aumentata in cui controlliamo, oltre per le variabili di bilancio standard, valore aggiunto, dipendenti, capitale per addetto, dimensione, mettiamo dentro le caratteristiche della corporate governance, quindi istruzione del management, genere del management, età del management, composizione della forza lavoro in termini di professionalità, in termini di istruzione, in termini di età, in termini di contratti, tipologia di contratto e specializzazione produttiva, cioè in quale settore è specializzato, a 2 digit è specializzata l'impresa, e se sta compete sul mercato internazionale o meno, insomma 40 controlli. La cosa importante è che mettiamo come effetto fissi i sistemi locali del lavoro, quindi un'unità molto molto dettagliata. Qui queste regressioni sono fatte per 500 effetti fissi, ciascuno per ogni sistema locale del lavoro. In questa specificazione notiamo che, poi se vogliamo entrare più nel dettaglio lascerei a dopo, allora che l'indice LPP, che sta per Local Public Procurement, è correlato positivamente alla produttività, e questa è la prima riga, ma sostanzialmente non è correlato significativamente ai salari medi. Quando, vedete nella colonna 2 e 4, introduciamo una specificazione in cui interagiamo il local public procurement con il dynastic management, vediamo che il dynastic management agisce una volta che si prende l'appalto, nella direzione di contrarre l'efficienza produttiva. E agisce anche nella direzione di contrarre i salari medi pagati dalle imprese, che è un riflesso di quello che abbiamo detto sulla produttività, però in maniera statisticamente non significativa. Ovviamente, e qui anticipo l'obiezione che chiunque farebbe, c'è un fenomeno di endogeneità potenzialmente grande come una casa, nel senso che se tu sei localizzato in un luogo, in un comune, dove c'è bassa produttività, probabilmente anche gli appalti sono di pessima qualità, anche in tipologia, e viceversa se stai a Torino, se stai a Enna o a Torino, qui l'endogeneità potrebbe far accendere la lampadina. Allora, come strumento, ma vorrei veramente qui andare velocissimo, abbiamo utilizzato una importante riforma che ha inciso in maniera determinante sulle capacità di spesa in conto capitale dei comuni, che è l'abolizione dell'ICI, cioè la riforma dell'ICI della prima casa. È stata una riforma non attesa, perché è stata dichiarata da Berlusconi a porta a porta, non mi ricordo in quale mese, è stata subito implementata come prima misura appena si sono insediati, e questo ha creato una variazione inattesa della caduta delle entrate proprie dei comuni. Ora non entro proprio troppo nel dettaglio, vediamo che anche utilizzando questa variabile strumentale per isolare la variazione esogena della capacità di spesa e quindi del public procurement locale, si conferma che quest'ultimo ha un impatto positivo
sulla produttività. Ha un impatto positivo sulla produttività e ha un impatto positivo sulla sul costo medio del lavoro. E, un piccolo incipit: noi abbiamo usato tre tipi di declinazione di questa variabile strumentale. Prima il livello dell'ICI prima della riforma, poi la dinamica dell'ICI da prima e subito dopo la riforma, cioè 2007, 2008 e 2009, e quindi la variazione del gettito da ICI per abitante dal 2007 al 2009. E, qui andrei velocissimo, abbiamo replicato queste stime isolando appalti per lavori, appalti per servizi, appalti per fornitura. Sembra che il risultato complessivo sia essenzialmente trainato dagli appalti per servizi. Questa non è una sorpresa, sembra che il risultato complessivo tra appalti pubblici locali e produttività sia trainato dalle regioni del nord, non da quelle del sud né da quelle del centro, con una piccola distinzione: il centro è positivo e non significativo, quelle del sud non sono significativi ma negativi, quindi questo parla alla mappa che avevamo fatto vedere prima. Infine, diciamo così, questo era il secondo punto fondamentale. Se questi risultati sono in qualche misura solidi, allora ci sembra che un intervento a livello strutturale, come potrebbe essere un patto pubblico finanziato dai comuni con una visione strategica di politica economica, digitalizzazione, transizione verde e via dicendo, sembra più efficace di misure micro di incentivazione fiscale, perché la differenza sostanziale è che questo tipo di progetti agisce su fenomeni di esternalità, mentre l'incentivazione fiscale agisce su fenomeni di compliance. E quando il mercato è spesso, la compliance funziona; quando il mercato è sottile, la compliance non funziona. Quindi, se la compliance può funzionare qui a Torino o a Milano, dubito che questa compliance possa funzionare a Catanzaro o a Caltanissetta. Mentre i progetti locali possono avere un'estensione e una interrelazione tra vari aspetti che può generare effettivamente una crescita della domanda locale e quindi della produttività. E, ultimo aspetto, declinazione di tutto questo che ci siamo raccontati, nel senso: una prospettiva, prendiamo la missione della transizione energetica e verde del lavoro. Allora, gli investimenti pubblici, finanziati localmente o meno, con progetti decentralizzati o no, possono essere, diciamo così, attivati, cioè sono auspicabili per la transizione ecologica? Questa non è una domanda, diciamo così, che scende giù dal cielo e a noi sembra, come dire, anche inconsistente. Cioè, la transizione ecologica va fatta, punto e basta. Il punto centrale è se distrugge posti di lavoro, perché questo è la big issue della questione, nel senso che le risorse del PNRR, se vengono messe sulla transizione ecologica, poi alla fine che fanno? Vanno a distruggere posti di lavoro. A questo punto io non li metto più nella transizione ecologica, li metto su un'altra transizione, per esempio. Allora, quindi per far questo siamo andati a vedere se e in che misura nel recente passato il processo di cambiamento energetico dei sistemi produttivi a livello locale abbia avuto, come dire, un impatto, una correlazione con l'occupazione totale e con l'occupazione nelle filiere verdi. Nella fattispecie abbiamo usato i dati della rilevazione continua della forza lavoro
Abbiamo usato i dati di Atlante Lavoro e dell'indagine campionaria sulle professioni per isolare fino al quinto digit, anche con Roberto, diciamo, le professioni cosiddette verdi, che poi ora andiamo a raccontare, e abbiamo preso i dati invece sulla produzione di energia rinnovabile e da produzione di energia da fonti fossili, da altre fonti informative, il GRC della Commissione Europea, i dati ASTI dell'Istat e altri dati su investimenti strutturali sempre dell'Istituto Nazionale di Statistica. Il periodo di riferimento è 2011-2019, gli outcome che andiamo a valutare appunto sono il totale dell'occupazione, green, e la misura di transizione ecologica che abbiamo usato è il rapporto tra produzione di energia in megawattori da fonti rinnovabili, specificamente fotovoltaico, biomassa, idroelettrico, eolico e geotermico, leggo se no me li dimentico, e la produzione di energia da fonti fossili. La domanda di ricerca, anticipata in precedenza, l'effetto di questa transizione energetica, che impatto ha sul mercato del lavoro? Le analisi sono condotte a livello di cella, ovvero per ogni provincia e per ogni anno noi abbiamo collassato i dati e siamo andati a vedere se questo rapporto, appena detto, che chiameremo un rapporto di sostenibilità, ha effettivamente un impatto negativo, come alcuni sostengono, sull'occupazione totale, e se ha un impatto positivo, come è lecito aspettarsi, nel sottogruppo dei lavori verdi. Ora tralascio, come, perché non c'è tempo, come sono stati definiti i lavori verdi. Qui sostanzialmente è l'esito di questa regressione. Il rapporto di sostenibilità ha un impatto non significativo sull'occupazione totale e ha un impatto positivo sull'occupazione verde. Ora, tempo fa, quando Stefano era presidente dell'INAP, avevamo calcolato che circa l'occupazione verde, cioè i lavori proprio della filiera verde in senso stretto, erano circa il 9% del totale dell'occupazione. È una parte ovviamente piccola ancora, però su questo c'è un'opportunità di crescita occupazionale. D'altra parte non sembra che il rapporto di sostenibilità si porta dietro una grande distruzione di occupazione. Prospettive, quindi ho finito. Quanti minuti ho? Quelli che ti servono. Un secondo. Allora, la morale della storia, almeno quella che dedurrei io come Andrea Ricci come ricercatore. Allora, i sistemi di incentivazione fiscali possono funzionare, sono molto efficienti, ma declinati con specifiche condizionalità in specifici mercati locali e in specifiche filiere. Se le fai nella Silicon Valley è un conto, se lo fai, non lo so, io vengo dall'Umbria, se lo fai a Terni è un'altra cosa. Dipende fondamentalmente da quanta massa di esternalità positiva riesce a generare e a quel punto dallo spessore dei mercati, sia produttivi che del lavoro. In assenza di mercati spessi, lo strumento del public procurement locale, al netto delle inefficienze burocratiche dell'offerta di competenze scarse a livello, come dire, a livello di dirigenti, eccetera, e al netto di queste, si dimostra relativamente più efficiente, perché introietta anche una maggiore capacità di impostazione strategica e una maggiore facilità nel veicolare strategicamente le traiettorie di crescita nella direzione che noi auspicheremo. E sotto questo aspetto un item fondamentale è l'investimento in tecnologie digitali, ma questo lo sappiamo, ma che sono perfettamente interrelate a quello del risparmio energetico, che allo stato attuale non sembra
manifestare un grande pericolo per l'occupazione, mentre per l'occupazione della filiera verde, dell'economia circolare, ha un moltiplicatore positivo. E dentro questa prospettiva di frontiera tecnologica, noi vediamo personalmente il local public procurement come una leva essenziale degli investimenti sociali. No, abbiamo visto uno dei fenomeni centrali del cambiamento strutturale delle economie moderne, oltre che la tecnologia, i cambiamenti geopolitici e quelli ecologici, anche l'invecchiamento della popolazione. L'invecchiamento della popolazione, come Stefano mi insegna, si porta dietro una serie di problemi che riguardano anche fenomeni di health, di disagio sociale complessivo. Se i mercati locali non sono in grado di fornire questi servizi sociali, questi servizi che possono creare anche occupazione, a quel punto si genera un deficit non solo equitativo, ma anche di efficienza, perché rinunceremo, attraverso la leva degli appalti pubblici locali, a una capacità di crescita dell'occupazione maggiormente intensiva probabilmente di quella dell'economia verde, e che potrebbe fornire anche una opportunità crescita di efficienza produttiva per quelle imprese che in quei territori agiscono praticamente nella membrana che c'è tra investimenti sociali e nuove tecnologie. L'intelligenza artificiale sarebbe il ponte tra queste due questioni. Grazie, ho finito. Grazie, molte grazie. Possiamo aprire la discussione, abbiamo ancora 20 minuti buoni e se ci sono domande, una c'era ma è andata via, e quindi però prego Roberto. Grazie, molto interessante. Avevo due domande di carattere metodologico, per favore. Io sono uno storico della scienza, mi occupo molto di analisi dei dati dal punto di vista quantitativo per l'analisi storica. Noi abbiamo un problema enorme nel combinare dati che arrivano da database differenti, e quindi volevo sapere se nel caso, nel vostro caso della statistica dell'economia politica, c'è un problema nel far combinare questi dati che arrivano appunto da database differenti, sia come appunto tipologia di dati, sia proprio nella standard con quali questi dati vengono presi. E il secondo riguardava l'analisi statistica collegata all'LPPP e alla, per quanto riguarda l'aumento della produttività nel caso di in generale, nel caso delle aziende a management familiare. Volevo capire, non ho capito bene, se la correlazione positiva riguarda tutte le imprese, quindi incluse quelle ad analisi familiare, oppure sono due tipologie di differenze, cioè se c'è tutte le imprese meno quelle a genealogia familiare che danno una correlazione positiva per la produttività, non so se la domanda era chiara. Ok, queste due domande. Sono Laura Rondi, qui del Politecnico di Torino. Avevo alcune domande un po' sul database, perché ovviamente nella regressione, lì dove si mette la variabile Dynastic, si tiene conto se l'impresa è familiare, cioè noi abbiamo il fatto che
quasi tutte le imprese familiari sono guidate in modo dinastico, ok? Quindi l'effetto del dynastic cattura entrambe le cose praticamente, oppure tra le variabili di controllo c'è anche il fatto che c'è anche una dummy che ci dice qual è l'impresa familiare. Questa è la prima domanda. La seconda domanda è, immagino che il campione sia fatto dalle imprese che hanno vinto gli appalti. Ok, quelli che hanno vinto gli appalti. Allora da lì ci sono due cose. Uno, che la tipologia di appalto è controllata per, cioè il tipo di appalto, se c'è una, perché ci sono diverse tipologie ovviamente. E veniva appunto discussa fra qui nella fila, era la domanda collettiva, sto raccogliendo. La seconda cosa è se le imprese, siccome sono imprese locali, le imprese che hanno vinto erano imprese locali oppure erano imprese che magari arrivavano da altre cose. E ovviamente immagino che tra le 500 variabili di controllo tutte queste ci sono, ma era giusto per capire un pochino anche qual è il confine dei dati. Sì, certo. Ok. Va bene, grazie. Continua. Poi di quando vuoi rispondere. Sì. Luigi Benfratello del Politecnico. Avevo una serie di considerazioni, una un po' una mezza boutade. Non sarei tantissimo preoccupato, limiterei la preoccupazione riguardo l'effetto di non addizionalità dei sussidi, perché secondo me nello spirito italiano sostanzialmente forse il rispondere l'avrei fatto comunque, forse diciamo da una distorsione da survey response, mettiamola in questa maniera, ovviamente non controllabile. Era diciamo questa prima considerazione che mi era venuta vedendo quei numeri. La seconda riguarda invece questa regressione, o forse quella precedente, in cui diciamo non era strumentato ma cambia poco. Il timing delle variabili è tutto contemporaneo? Forse non ho seguito bene, forse cioè il timing di queste variabili sono tutte contemporanee, oppure sono a livello di impresa e sono contemporanee, oppure sono dei lag tra il fatto di avere vinto l'appalto e l'incremento, cioè diciamo il livello di produttività, perché da quanto ho capito tu non metti effetti fissi di impresa, metti soltanto effetti fissi di sistemi locali del lavoro. Quindi diciamo una lettura, se fossero contemporanei, ma ripeto, poi la lettura potrebbe essere anche alternativa, cioè sostanzialmente il problema potrebbe essere che c'è le imprese migliori, sostanzialmente la produttività è persistente e quindi le imprese migliori vincono sostanzialmente gli appalti al nord quando non sono tra l'altro dinastiche, mentre invece le imprese sostanzialmente al sud invece non vincono gli appalti alle imprese migliori e meno che mai quelle dinastiche. Questo se fosse quello contemporaneo ci potrebbe essere questa interpretazione alternativa, diciamo, che mi viene sostanzialmente. Poi dettagli tecnici sugli strumenti, poi magari parliamo di viso. Allora, per il primo intervento inizio dalla domanda analitica. Non sono regressioni distinte. Nella stessa regressione, la regressione principale, il local public procurement è insieme al management dinastico e all'impresa a proprietà familiare e non a proprietà familiare. Questo io ho portato delle regressioni sintetiche, ci sono tantissimi casi, no? Quindi per evitare il problema di un sample selection obiettivamente endogeno, nel senso distinguere le imprese familiari, dinastiche e non dinastiche, l'abbiamo messo insieme, l'abbiamo interagite ovviamente usando queste tecniche di Osher, mettendo controlli su controlli, variando le dimensioni, eccetera,
aumentando le dimensioni, per esempio l'incidenza media dell'impresa dinastica si abbassa in maniera sostanziale. Abbiamo fatto le regressioni per 250 dipendenti, lì al 45% l'incidenza dell'impresa dinastica. Effettivamente questo impatto di interazione negativa non c'è più, sparisce, perché è tutta allogata sulle imprese che hanno meno di 250 dipendenti, no? Questo è un punto. La questione, poi questa parte la riprendo dopo. Per quanto riguarda la tipologia dei dati, qui abbiamo i due massimi esperti in Italia di integrazione dei dataset. Allora, qui conosco un po', ho lavorato sui dati storici, eccetera, è un altro tipo di dati, nel senso questi sono dati contestuali che hanno due tipologie diverse. Una è un'indagine, cioè il core è l'indagine RIL, che è rappresentativa del sistema produttivo extra-agricolo, società di persone e società di capitale. Quando lo mettiamo insieme a Orbis, noi sostanzialmente, correggetemi se sbaglio, noi riflettiamo la rappresentatività delle società di capitali. Quindi a quel punto, diciamo così, il problema per le società di capitali è risolto, nella misura in cui la stratificazione campionaria è rappresentativa, parte da una rappresentatività di quella popolazione di riferimento. Poi quando l'integrazione adesso in poi coi dati sparisce, perché noi introduciamo solo archivi, cioè solo popolazioni introduciamo, la popolazione degli appalti è quella, e andiamo a integrare quella che troviamo sul merge, sul sample mergiato RIL Orbis. Ovviamente noi abbiamo anche un'altra analisi in cui non ci importa di RIL, prendiamo tutta la popolazione delle società di capitali, cioè tutto Orbis. A quel punto facciamo archivio su archivio, ma qual è il punto? Che magari aumentiamo la numerosità, invece di 18.000 ogni anno ne abbiamo un multiplo di 200.000, cioè un multiplo, cioè fino a 200-250.000 ogni anno, però non abbiamo tutte quelle caratteristiche che noi consideriamo determinanti per introdurre, per studiare la relazione tra appalto locale e produttività. Perché, diciamo così, quello che secondo la nostra GES agisce in questa relazione tra appalto locale e produttività è il management, che può essere quello familiare oppure dinastico, ma può essere, perché incide, ne è un riflesso, anche la tenure manageriale, se è uomo o donna, se è laureato o non è laureato e via dicendo. Allora noi abbiamo preferito scontare una parte di riduzione campionaria, cioè per introdurci nella black box del comportamento della corporate governance quando si attivano le due connessioni tra sistema locale e produttività. Spero di essere... Per quanto riguarda, diciamo così, va bene... La prima domanda credo di aver risposto. Noi abbiamo regressioni che controllano anche per family firms e anche per dinastico. In realtà anche, introduciamo anche tre modalità di governance, nel senso management dinastico, management interno, cioè che sta dentro l'impresa ma non è espressione della famiglia, e management totalmente esterno, preso nel mercato delle competenze. Questo è il punto primo. Sulla questione degli appalti, sì, lì abbiamo tutte le tipologie, mettiamo progressivamente come controlli, no, abbiamo citato, però tipologie di appalto, la media del valore delle offerte pervenute su quel mercato di tutti gli altri appalti. Nel senso, per capire se c'è una competizione tra appalti finanziati localmente e appalti finanziati dalla regione, mettiamo dentro l'efficienza dei tribunali,
amministrativi e civili, mettiamo insieme indici di corruzione, mettiamo 40 controlli sostanzialmente e ne mettiamo uno dopo l'altro progressivamente per capire se il coefficiente è stabile o meno. Questo è il primo punto. Perché ci focalizziamo, questo è abbastanza centrale in letteratura, sugli appalti locali, per due ordini di motivi. Uno è un a priori, nel senso, se è vero il problema strutturale dei mercati geografici italiani, allora la dimensione la volevamo fare locale, non la volevamo fare individuale. La seconda è che ANAC non dà informazioni, sebbene sia in teoria obbligata per legge, su delle aziende che hanno partecipato agli appalti, ma non hanno vinto. Quindi non abbiamo la lista dei non vincitori degli appalti. Quindi prendendo l'universo di questi qui e controllando per tutti gli altri indici di sistemi, sia di sistemi locali del lavoro che sia di provincia, eccetera, noi ipotizziamo nel limite del possibile di contenere in qualche modo i bias dovuti a reverse causali, time invariant, unobserved, eterogeneity, bla bla bla. Poi non so se c'era... Vengo al professore? Ok. Allora, sulla distorsione, sì, siamo d'accordo, ovviamente, nel senso potrebbe essere un cognitive bias, e poi siccome le domande sono rivolte a tutti gli imprenditori e non solo al genere, cioè all'amministratore delegato della Marcegaglia, e più l'imprenditore è piccolo, eccetera, più si fa grande. Però abbiamo d'altra parte, non in questo lavoro ma in altri, su garanzia giovane l'abbiamo fatto, sul contratto di apprendistato pure, e adesso sulla nuova Sabatini, mettiamo insieme sia l'informazione controfattuale sia tecniche che non usano questa informazione, tipo su garanzia giovane avevamo un prima e un dopo, abbiamo fatto un diff and diff solo propensi di scora che ci induceva, che restringeva il supporto comune, e quindi andavamo a vedere se le imprese prima o dopo, diciamo, avevano un cambiamento, come dire, testando l'ipotesi di trend comune. Poi siamo andati a vedere se l'ipotesi di trend comuni verificati con quella tecnica corrispondeva al risultato del controfattuale. Cioè, stiamo sempre su un second best, ovviamente, quindi stiamo su dati di survey. I lag, sì, abbiamo fatto diverse strutture di ritardi, e qui c'è, si entra in un problema, diciamo così, risolvi uno, ne crei due, perché allora c'è una letteratura che dice che in media in Italia il tempo tra risorse, messa a bando e aggiudicazione può variare da 1 a 3 anni, però a livello locale questo, il range diventa da 1 a 100. Allora già avevamo un trade-off, in questo caso abbiamo sempre laggato sempre il valore degli appalti di almeno un anno, non è mai contestuale alle variabili di bilancio, mai. E certamente un'obiezione potrebbe essere: perché un lag di un anno, un lag di 2 anni, eccetera? Però questa cosa su una struttura tipo RIL, che è di 3 anni in 3 anni, è problematica. Un'analisi di questo genere si può fare con Orbis, in cui ce l'hai tutti gli anni le informazioni, però non c'è le variabili sui comportamenti degli imprenditori. Il sorting, sì, questa è la prima domanda che ti fanno, diciamo, le imprese: si spostano dove c'è l'appalto, o se ne vanno dove non c'è l'appalto. Abbiamo controllato pay movers
e per le imprese che hanno, diciamo così, unità, sono multiplant o non multiplant. E questo, introducendo questo aspetto, le stime non si alterano. Di nuovo stiamo in un second best, diciamo, per andare oltre bisogna cambiare database, ma per cambiare database dobbiamo rinunciare alle variabili RILA, che per questo ambito erano essenziali. Una ricerca che stiamo, insomma, in dirittura d'arrivo invece usa solo le comunicazioni obbligatorie e gli appalti. A quel punto abbiamo i rapporti di lavoro tutti gli anni, gli appalti tutti gli anni, non abbiamo nessuno di questi problemi, certamente non abbiamo variabili di governance, lì andiamo a vedere se gli appalti locali comparati a appalti non locali generano un incremento di quantità o qualità di occupazione. C'era ancora una domanda breve, forse anche più di una, ma vi chiedo breve. Sì, la mia è rapidissima. Volevo sapere se nella parte finale della presentazione abbiamo parlato di transizione ecologica e mostravate un impatto positivo su quelle professioni cosiddette verdi e nullo invece per la generalità della forza lavoro. Volevo sapere se avevate anche tentato la stessa analisi per segmenti diversi della forza lavoro, ipotizzando che esistano delle professioni, come dire, grigio o marmitta, insomma. Allora, in realtà questa è una ricerca che sta nascendo adesso da noi. Non l'abbiamo, allora l'abbiamo fatto sulle occupazioni, ok? Stiamo facendo diverse tipologie di occupazioni, però dentro un contesto labor. Questa è, diciamo così, era un po' le prime analisi che facciamo in un contesto produttivo, cioè di transizione energetica, non di transizione verde. Quindi dobbiamo farla, sono analisi altissimamente preliminari, però mi sembrava utile, insomma, metterle nel dibattito perché credo che sia un argomento centrale. Grazie. Bene, siamo arrivati in chiusura di questo incontro che, come dire, come anticipavo, ha dato alcuni spunti su PNR. Io ho una domanda però che mi vorrei fare, cioè in realtà appunto un anno fa al Festival qui Internazionale dell'Economia, sua prima edizione a Torino, si è appena svolta la seconda, due personaggi chiave, diciamo, nella governance del PNRR, cioè Guizzo e Sadun, discutevano con me, che li introducevo, appunto dei problemi, e loro identificavano tra i problemi principali quello della capacità di assorbimento da parte delle imprese, cioè come uno dei bottlenecks fondamentali, diciamo, tutti questi soldi e imprese che non sono in grado, diciamo, di prenderli e di spenderli, ecco. E allora questo riguarda la capacità del tessuto produttivo, riguarda in parte le caratteristiche delle imprese. Allora, più, come dire, minore efficacia se c'è management dinastico, eccetera, eccetera. Però c'è un'obiezione fondamentale a questo, come dire, che è quella di aprire i mercati. Cioè l'Inflation Reduction Act di Biden, come dire, ha altre scale, ha altri numeri, però ha aperto e ci sono moltissime imprese non statunitensi in realtà che partecipano. Allora la mia domanda ingenua è: bene, abbiamo tutti questi problemi evidenziati per imprese, diciamo, italiane con management dinastici, che sono caratteristici delle imprese italiane, ma che cosa osta, diciamo, ad aprire il mercato? Perdona l'ingenuità. No, la cosa peggiore è che non sei ingenuo, mi vuoi mettere in difficoltà, ma io non ci cado, e quindi no. E, io ti dico la mia impressione,
veramente ho un'impressione personale. Che cosa? Allora, dipende, nel senso che è come la Premier League e la Serie A. Tu quando vai a competere, riesci a competere a armi pari con operatori di una certa dimensione e di una certa capacità di mobilità? Ora, se riesci a competere a armi pari, ok, nel senso, se parliamo dell'aerospazio qui, ok, nel senso non ci vedrei grandi obiezioni. Io per esempio vengo dalla provincia di Terni, lì c'è una crisi industriale che è simile a quella di Piombino e stanno in ristrutturazione, forse fanno un sito di stoccaggio dell'idrogeno, una cosa seria, e stanno crescendo adesso. Se apri lì, io non sono sicuro che chi entra poi rimane e non si porta via la ricchezza cognitiva e la conoscenza tecnologica che si sta investendo. Mi rendo conto che sono questioni di storia economica del 1800, però c'è un problema di rivalità della conoscenza quando c'è questi, dal mio punto di vista, quando c'è questo break tecnologico così enorme. Quindi lavarsi le mani, però bisognerebbe trovare un po' di un equilibrio, di nuovo una selettività, che in questo caso è anche una selettività non solo territoriale ma anche di filiere produttive, eccetera. Poi qui conoscete benissimo la questione dell'auto elettrica, eccetera. Insomma, l'Italia è un paese parecchio complesso e tantissimo lungo e molto stretto. Non voglio, tanto conosciamo le reciproche opinioni, no? Per metterle a dibattito, studiando queste cose da un po' di anni, io sono abbastanza persuaso che ad esempio il problema del mercato del lavoro italiano non è il lavoro ma sono le imprese, e quindi fare politica, la migliore politica del mercato del lavoro è una politica sulle imprese, perché altrimenti si inverte il predicato con il soggetto è chi crea lavoro, in teoria il lavoro le creano le imprese. La questione delle competenze è un'altra grande big issue, ma tu puoi essere avere le migliori competenze nel mondo, ma se ti catapultano su Marte non c'è ossigeno, e puoi essere il più intelligente, il più competente di tutti, muori per assenza di ossigeno. Ora, il punto è, tu puoi investire in competenze, a crescerti professionalmente, ma se dentro non c'hai un contesto in cui chiede quelle tue competenze, l'esito, diciamo così, più probabile, non meccanico, è un'inefficienza allocativa e una contestuale caduta della produttività. È ovvio che qui stiamo parlando di cose in media e c'è un'eterogeneità fondamentale, no? Qui stiamo al Politecnico, però il Politecnico sta qui e sta a Milano, cioè se andiamo anche a Bari. Quindi sarei più, veicolerei in maniera più, non saprei come utilizzare, però l'impostazione del PNR teoricamente è convincente, il problema è come attuarlo. Bene, sono felice di averti comunque messo in difficoltà, grazie ad Andrea Ricci. Grazie a voi.